Agrilevante fortunatamente torna nel 2023, quindi dopo 4 anni siamo molto felici, intanto perché si conferma una fiera orientata all'area del Mediterraneo. Abbiamo ridisegnato il quartiere fieristico e avremo delle nuove aree espositive particolarmente importanti, quali la robotica, quindi tutta l'agricoltura di precisione, il 4.0, con prove dinamiche all'esterno, vedremo i robot agricoli e quindi esploreremo tutta questa avanguardia che interessa da vicino l'agricoltura, ma anche altre aree di focalizzazione per l'olivicoltura, le bioenergie, un'area focus dedicata al giardinaggio per i manutentori professionisti e gli hobbisti del gardening, ancora la zootecnia. Torna in grande stile con un'ampiezza e una focalizzazione proprio importante, proprio perché questa terra esprime anche questo genere di eccellenza. E poi tanti contenuti. Agrilevante è anche una rassegna che porta in primo piano i contenuti tecnici dell'innovazione tecnologica, ma anche quelli politici, economici, sociali, proprio perché si rivolge ai paesi del bacino del Mediterraneo che vedono nell'innovazione tecnologica in agricoltura una possibilità di sviluppo economico e di stabilizzazione sociale. Quanto è importante l'innovazione per il continuo upgrade del sistema agricolo pugliese? Importantissimo perché, diciamo, dopo la pandemia questa è la prima iniziativa, quindi a distanza di 4 anni facciamo un punto della situazione reale. È importante tantissimo il tema della innovazione applicata, quindi un rinnovamento culturale delle aziende, e poi sarà importante confrontarsi con i paesi del Mediterraneo e non solo, che hanno scelto Bari per fare il punto della situazione con il nostro sistema, quello del SIAM, ma anche del sistema universitario, per valutare l'applicazione delle macchine intelligenti in agricoltura e quindi di tutto il know-how che noi possiamo mettere a disposizione dello sviluppo di questa attività. Vi invitiamo numerosi a vedere Agrilevante, la vivremo insieme dal 5 all'8 ottobre alla Fiera del Levante.